E quindi ci scaldiamo a vicenda. Cari amiche, cari amici, gentili ospiti, nostri militanti, donne e uomini della CISL, cari amiche, cari amici della CGIL e della UIL, così numerosi oggi, vi ringraziamo di cuore di essere con noi. Abbiamo deciso di aprire la nostra conferenza organizzativa con il video che avete visto, perché vogliamo lasciare la parola alla realtà, per quello che è semplicemente la realtà. Vogliamo condividere con tutti voi questa consapevolezza per poi fare meglio ciò che crediamo giusto per i tanti che sono in difficoltà e che non ce la fanno. Le immagini hanno una propria efficacia narrativa e il nostro scopo non è di colpire l'immaginario di nessuno, ma di sensibilizzare cuori e menti. Le immagini, queste immagini, certamente forti, ci restituiscono uno spaccato lacerante di una parte non secondaria del nostro paese. Non è una rappresentazione edulcorata della realtà. Lasciamo fare ad altri con i tweet, le parole, gli slogan sui social media, ma la narrazione della quotidianità difficile di tantissime persone in carne e ossa, lontana anni luce dagli equilibrismi dialettici della politica che non governa, non programma, non scommette sul futuro e si diletta nel gioco degli zeri virgola. Queste immagini raccontano di povertà, di abbandono e degrado, di emarginazione, di devianza e razzismo, di diritti negati, di sfruttamento e perdita della speranza. Le persone che abitano queste periferie, o meglio, che vi sopravvivono, sono costrette a subire troppo spesso la legge della giungla, perché l'alternativa è andarsene, come fanno tanti nostri giovani, ma non tutti possono andarsene. Sono proprio queste immagini, senza dover aggiungere altro, che ci rendono tutti sconfitti e che, a mio parere, ci restituiscono la realtà cruda, ma effettiva, delle tante periferie esistenziali con le quali conviviamo ogni giorno e alle quali purtroppo ci abituiamo. Sono le periferie abbandonate dallo Stato, dalla legalità, dalla speranza, nelle quali si sopravvive arrangiandosi. Sono le periferie dell'esistenza di chi ha un lavoro deprezzato, sfruttato, sottopagato e di chi il lavoro non ce l'ha ed è costretto alle volte a rivolgersi all'economia illegale. Sono le periferie dei viaggi della speranza per curarsi o per cercare un futuro e lavoro altrove. In queste tante periferie c'è la dignità negata, quella condizione umana alla quale ogni persona avrebbe diritto, e c'è anche la cittadinanza negata, quella qualità del vivere che spetterebbe ad ogni cittadino. E coinvolge tutti, uomini e donne, anziani e giovani, immigrati e cittadini italiani. In queste periferie non c'è un prima noi, perché non c'è nulla da dividere, nulla a cui aspirare, nemmeno la speranza. Chiunque ha diritto a non subire intimidazioni, a poter studiare e poi ambire a un lavoro onesto col quale mantenersi e realizzarsi, ad avere servizi per le diverse stagioni della vita, per relazionarsi positivamente, per costruire legami sociali sani, per curarsi quando serve. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a tutto questo. Siamo noi, sono persone, è carne della nostra carne, è il nostro presente e il nostro futuro. La CIS non vuole rimanere in silenzio. Ecco perché siamo qui oggi. Noi ci siamo, come recita il titolo della nostra conferenza, che non è uno slogan, è una promessa.
Lotteremo concretamente per cambiare questa situazione e dare una prospettiva nuova al nostro paese, tutto intero, per una nuova stagione di inclusione, di diritti di cittadinanza, di solidarietà e di lavoro. Grazie di cuore a chi ci ha fornito la possibilità di immergerci in questo bagno di consapevolezza attraverso le immagini che abbiamo vissuto. Ci sono entrate dentro con violenza ed è questo così perché è violenta la quotidianità di queste persone. Grazie a tutti i presenti che ci hanno fatto l'onore di essere con noi. Nella storia della CISL, la conferenza organizzativa, è il momento istituzionale nel quale fra un congresso e l'altro si valuta cosa facciamo, ma anche come lo facciamo. È importante, ma anche giusto farlo, e farlo seriamente, poiché il nostro progetto strategico può cambiare il mondo del lavoro e la sua storia, ma solo se dispone delle leve organizzative necessarie. La nostra identità nasce con Giulio Pastore, del quale ricordiamo quest'anno i 50 anni dalla morte, con la sua straordinaria capacità di progettare innovazioni radicali che esistevano solo allo stato di tendenza possibile e di creare la strumentazione organizzativa e le competenze per realizzarlo. Oggi diremmo una straordinaria vocazione alla progettazione, alla gestione di utopie concrete. A questa capacità di anticipazione strategica che continua a suscitare la nostra ammirazione, la CISL intende ispirarsi anche oggi per leggere i fenomeni del nostro tempo e rispondere organizzativamente alle criticità odierne, conservare i valori etici ed essere ad un tempo decisamente creativi nell'innovazione strategica al servizio di quei valori. E dunque la sfida che oggi ci compete e che vogliamo raccoglierle. E che ve ne sia la necessità è fuori discussione, perché viviamo in un'epoca che cambierà molti, molti dei suoi paradigmi, quelli che abbiamo conosciuto, e ha già modificato la realtà con la quale ci siamo misurati in occasione della precedente conferenza organizzativa. Sono cambiati gli equilibri geopolitici nel mondo sulla spinta della politica nazionalista della nuova amministrazione americana guidata da Trump, che ha innalzato nuovi muri, imposto il bilateralismo nei rapporti internazionali, avviato una guerra dei dazi con la Cina per la supremazia commerciale e tecnologica, generato tensioni crescenti in Medio Oriente. Affossato il programma di avvicinamento alla sostenibilità ambientale concordata negli accordi di Parigi, ritirando la propria adesione. Nel contempo l'Europa ha smarrito buona parte dello slancio riformatore impressole dalle madri e dai padri costituenti, sfibrata dagli effetti della lunga crisi, dall'emergere di nuovi fenomeni populisti e nazionalisti e dalla incapacità di affrontare questa nuova situazione perché limitata da un'architettura fondata sul modello intergovernativo e da prerogative pensate per altre stagioni. Di qui il nostro appello unitario di CGIL e CISL, anche con Confindustria, sull'Europa della crescita e del lavoro per un futuro socialmente inclusivo. E allora davvero con grande speranza che auguriamo buon lavoro al nuovo Parlamento europeo e soprattutto al Presidente del Parlamento europeo italiano, David Sassoli. Con il quale condividiamo sia la necessità che l'Italia riprenda urgentemente la strada della crescita e dell'innovazione, sia che l'Europa
sviluppi un sistema compiutamente democratico, federale, inclusivo e solidale, e ridiscuta presto il regolamento di Dublino per la gestione dei richiedenti asilo, perché le grandi questioni o saranno affrontate a livello europeo o le subiremo. L'incertezza, i tanti focolai esistenti, la cattiva distribuzione delle risorse, l'assenza di politiche generali sui grandi temi favoriscono i flussi migratori dal sud e dall'est del pianeta e hanno reso il Mar Mediterraneo una pozza salata, teatro di naufragi, di uomini, donne e bambini disperati in cerca di una vita migliore. La Libia, sull'altra sponda, è sconvolta da una guerra civile che rischia di destabilizzare l'area e innescare una drammatica crisi umanitaria. Le risposte ai disordini crescenti non ci sono, perché si pongono soluzioni che radicalizzano ulteriormente le ragioni che li hanno generate, ma che nel presente offrono alle popolazioni occidentali impoverite un facile bersaglio per le proprie frustrazioni. Non c'è tuttavia, non c'è una banca centrale della democrazia, della pace, della dignità umana che possa all'occorrenza aprire i propri rubinetti, come accade per la liquidità monetaria. Teniamolo bene a mente, senza attendere che gli effetti carsici del disagio scavino gallerie sulle quali franeranno le nostre società. Ora, cari amiche e cari amici, credo si comincino a delineare le ragioni per le quali effettuiamo l'assemblea organizzativa e che cosa ci aspettiamo da questi giorni. Ci sono le grandi sfide del nostro tempo che ci richiedono di saper dare braccia forti e gambe veloce al nostro progetto politico e per questo dobbiamo coltivare la capacità di nascere e rinascere, come ci ricordò Papa Francesco nell'incontro che precedette il nostro ultimo congresso, e mettere in campo una solidarietà operosa. L'assemblea organizzativa è perciò una componente intrinseca della nostra soggettività politica autonoma. Da essa ci attendiamo la creatività organizzativa adeguata e necessaria a gestire la nostra strategia con la massima efficacia e che ci impegniamo a rendicontare. Per questo, portata a conclusione la fase della ristrutturazione del modello organizzativo, dalla Confederazione alle categorie, agli enti, alle associazioni, ai servizi, oggi proponiamo che l'innovazione organizzativa si sviluppi ulteriormente nel segno dell'integrazione, del potenziamento della prossimità, valorizzando il ruolo delle prime linee e della leadership diffusa, cioè della nostra intelligenza collettiva. Se sapremo arrivare dove è più forte la domanda, perché più intensa è il disagio delle persone, avremo contribuito a riportare la speranza e a riannodare i fili della comunità disintermediata da lunghi anni di globalizzazione non governata, di finanziarizzazione dell'economia, di deprezzamento del lavoro e della stessa vita umana. La lungimiranza della strategia decisa al congresso del giugno 2017 ha dunque bisogno di creatività organizzativa che ha un nome e un obiettivo: sostenibilità, vale a dire un modello di sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibile, e inclusione, che significa allargamento del diritto di cittadinanza. La loro rilevanza è puntualmente richiamata nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta dall'ONU e dai 193 paesi ad essa appartenenti e dall'enciclica Laudato Si del maggio 2015, la prima di Papa Francesco e di poco precedente
l'Agenda 2030, nella quale ci ricorda che alla luce del bene comune tutto natura è interconnesso. La democratizzazione della tecnologia, se sapremo realizzarla, il ritorno alla crescita, unitamente a una migliore distribuzione, se convinceremo il governo a cambiare la politica di bilancio, potranno rappresentare una grande opportunità, ma occorre di più e occorre di più subito. Servono una mano tesa e servizi innovativi nei luoghi del disagio e dello spiazzamento, ogni giorno, a sostegno delle persone e delle famiglie, riprendere il cammino della vita per cui nessuno sia escluso e abbandonato come fosse un'esternalità. È proprio qui che si inserisce la nostra sfida organizzativa e l'impegno che assumiamo di portare la CISL, le nostre sedi, le nostre persone, i nostri servizi in ogni periferia esistenziale. Occorreranno gli investimenti necessari e li faremo tutti assieme ad ogni livello, perché il nostro sforzo solidaristico abbia anche forza inclusiva sul piano sociale. Il sindacato dei prossimi anni o sarà di prossimità o non sarà. Non sarà un compito facile. A causa del ritorno della diffusione sulla scena politica del primato delle nazioni, delle etnie, dei confini, delle identità inevitabilmente confliggenti, che rappresenta una grave regressione già sperimentata. È un paradossale anacronismo nell'epoca dell'interdipendenza globale. È ovvio che innestando la retromarcia della storia non si fa molta strada, perché come il più perfetto dei paradossi, i nazionalismi alimentano ulteriori tensioni e frustrazioni senza apparirne, come è nella realtà la vera causa. Il prima noi deriva da questa visione distorta della realtà. Ma prima noi chi? Prima noi chi? C'è sempre qualcuno che, facendo leva sul disagio, lascia credere che ci si possa rinchiudere dietro un muro che non si può scavalcare, un filo spinato che non si può oltrepassare, un fossato che non si può attraversare o un corso d'acqua che non si può guardare. Non è così, e lo conferma la storia. Ma occorre creare un nemico per dare al popolo una speranza. Se non si è in grado di crearla con gli strumenti del buon governo e della buona politica, il richiamo a una bandiera, una qualsiasi, non può mai legittimarsi nella radicalizzazione della cultura del nemico. Non dobbiamo erigere muri o scavare trincee, ma edificare ponti. La risposta ai problemi odierni è più giustizia distributiva, più reti di solidarietà, più crescita, più cooperazione, perché il primato degli stati-nazione, del prima noi, genera solo guerre di ogni tipo, commerciali, valutarie e militari. La CIS non ha mai avuto dubbi in proposito, perché conosce i rischi della nazione sovranista per la stabilità e la pace, come li conosceva Luigi Einaudi, che li evidenziò in una bella riflessione consegnata alle pagine del Risorgimento liberale il 3 gennaio del 45. L'idea dello spazio vitale, diceva Einaudi, non è frutto di torbide immaginazioni germanico-italiane, è una logica fatale, conseguenza del principio dello Stato sovrano. Nel corso del G20 di Osaka, Stati Uniti e Cina hanno deciso di riavviare i negoziati sulla regolazione del commercio, e questa sì che è una buona notizia. Ma questo bipolarismo esasperato, rispetto al quale gli stati nazionali sono ben poca cosa,
nulla ci dice sia in remissione vera. I dati più recenti confermano un quadro noto in peggioramento delle disuguaglianze, tali da rendere insostenibile l'attuale modello di sviluppo. I dati sono impietosi. L'1% più ricco del paese detiene il 47,2% della ricchezza aggregata, netta totale, mentre la metà più povera, circa 4 miliardi di persone, ne detiene lo 0,4%. La concentrazione della ricchezza patrimoniale è in aumento, mentre peggiorano i risultati della lotta alla povertà estrema, la cui riduzione ha subito un forte rallentamento dopo il 2015. Nel 2018 si stimano in condizioni di povertà estrema nel mondo oltre 780 milioni di persone e 2 miliardi e mezzo, a seconda di che si consideri la sussistenza minima da 1,9 o a 5 dollari al giorno. Vi prego di fare mente locale su questi numeri, perché nel caso più estremo si tratta di un terzo della popolazione mondiale. L'Italia è allineata con la tendenza dell'aumento delle disuguaglianze, in estrema sintesi da me citata. A giugno del 2018 il 5% più ricco della popolazione italiana possedeva un patrimonio pari a quello del 90% più povero. La polarizzazione è in crescita costante. Lo Stato sociale fatica inevitabilmente a mantenersi. Il potere si concentra, il lavoro si svaluta e le periferie esistenziali si allargano. Esiste inoltre una questione non meno preoccupante che riguarda il lavoro povero e che in Italia, secondo i nostri dati, riguarda quasi 5 milioni di persone. L'ampiezza del fenomeno del lavoro povero è legato non tanto al livello delle retribuzioni orarie, quanto al basso numero di ore lavorate nel mese e nell'anno, che interessa un numero crescente e rilevante di lavoratori. Ecco perché anche i dati Istat sull'occupazione appena usciti non ci tranquillizzano, perché nulla si dice sul numero di ore lavorate, che nel 2018 erano già diminuite di circa 1.800.000. Non si schiodano né l'occupazione femminile né quella giovanile. Il buon lavoro ha necessità di crescita consistente, stabile, sostenibile, e l'Italia non cresce. L'unico dato di crescita costante è la povertà assoluta e relativa. Non a caso ogni giorno si aprono nuove crisi d'impresa e altre già affrontate si riaprono. Da oltre un decennio l'economia italiana oscilla tra la stagnazione e la recessione. La produttività è ferma della metà degli anni 90. Il tasso medio annuo di crescita del PIL dal 2000 al 2008 è pari allo 0,14%, cioè quasi nullo. Nel 2018, con riferimento al 2007, mancano ancora 4,5 punti di PIL, che nel 2019 crescerà forse dello 0,2. È senz'altro vero che il PIL, in quanto parametro quantitativo di misurazione del benessere, esprime molte contraddizioni e le conosciamo tutte. Ma dobbiamo porci il tema di quale crescita vogliamo e promuoverla anziché appiattirci sulla sua assenza. Produttività, investimenti, domanda interna, formazione, infrastrutture, ridistribuzione fiscale, queste sono le priorità. Accanto a una politica industriale dove l'innovazione si coniuga con la partecipazione e la digitalizzazione, con la qualità del lavoro e la qualità della vita. L'eventuale deficit che alimenta un debito pubblico stabilmente indirizzato su un percorso di riduzione per potersi ripagare deve promuovere la crescita, altrimenti creerà solo nuove ipoteche sul nostro futuro
e su quello dei nostri figli. La flat tax ridistribuirebbe verso l'alto in deficit, quindi non può essere condivisibile, perché se fatta come originariamente veniva descritta non è equa e non è utile a sostenere i consumi. Per noi la risposta fiscale è quella che rende più pesanti le buste paga dei lavoratori, le pensioni dei nostri anziani. Ed è questo che chiederemo al governo, e lo dico non piano, pianissimo. Mi pare che dalle pagine dei giornali, dalle dichiarazioni, stia forse apparendo all'orizzonte un po' più di consapevolezza che i primi a aver diritto di pagare meno tasse sono quelli che le pagano, e cioè quelli che noi rappresentiamo. La lotta alla povertà, la riforma della previdenza sono obiettivi assolutamente condivisibili, ma manca il progetto paese. E anche gli obiettivi condivisibili sono destinati a restare pure petizioni di principio, come ad esempio dice spesso il nostro Presidente del Consiglio: dobbiamo cambiare l'Europa. Cambiare l'Europa. Il governo ha bruciato le alleanze che in Europa avrebbero potuto sostenere e realizzare il cambiamento, come dimostra anche il recente rinnovo dei vertici delle istituzioni europee, definendo un asse molto forte franco-tedesco. Noi siamo fuori. Fortunatamente siamo riusciti come paese a evitare la temuta procedura di infrazione. Bene, sarebbe stato un disastro, anche perché noi abbiamo chiaro chi l'avrebbe pagata, la nostra gente. Ma è evidente che questo si è realizzato attraverso una manovra correttiva di oltre 7,6 miliardi che non vanno in ospedali, non vanno in crescita, non vanno in formazione, non vanno in dignità della persona. Il problema è perciò archiviato solo per il 2019, perché già in autunno ci sarà lo scoglio della legge di bilancio 2020, che come noto partirà dalla necessità di recuperare circa 40 miliardi prima ancora di aver effettuato un euro in più di investimenti. Il governo dovrà finalmente dire cosa vuole fare e dove pensa di reperire le risorse, perché i problemi strutturali sono ancora tutti lì. Anzi, stiamo appunto alzandoci in una serie di crisi aziendali nuove e risolte, e in modo davvero incredibile e incomprensibile se ne aprono anche di nuove che non troppo tempo fa avevamo contribuito, attraverso il confronto, la contrattazione, a chiudere e avere un percorso per uscirne in modo positivo. Al recente incontro col presidente Conte e a quello convocato dal ministro Salvini per la metà di luglio dovranno seguire fatti concreti. Non c'è più tempo per diversivi di sorta. Gli effetti delle tante criticità, dell'inerzia del governo sono già evidenti e rischiano di aumentare dietro le fredde cifre e i rapporti che misurano il disagio nelle varie sue forme. Ci sono visi, nomi, storie di persone e famiglie con i loro drammi. Ancora una volta ci troviamo in una fase storica controversa, perché abbiamo di fronte un'epoca di straordinaria innovazione, ma alle spalle il dilagare di crescenti ingiustizie. Ancora una volta la paralisi delle élite politiche ed economiche, incapace di slegarsi dagli schemi in essere, o peggio, inclini in modo opportunistico ad approfittarsene.
innesca un circuito negativo che si modifica solo attraverso fatti straordinari esterni, come la storia ci insegna. Per queste ragioni, la società civile, le parti sociali, il suo protagonista, il ruolo delle grandi rappresentanze diventa decisivo, tocca a noi. È l'obiettivo politico, la necessità di dotarsi degli strumenti organizzativi necessari per arrivare dove non va nessuno e può crescere il rancore sociale per offrire un'alternativa concreta alla solitudine disperata delle periferie, ben descritta dal filmato iniziale, portando là dove mordono la disperazione e il bisogno le nostre sedi, i nostri operatori, i servizi, la nostra azione contrattuale, la nostra assistenza. Per questo abbiamo bisogno di scendere nelle pieghe profonde di queste periferie, dovunque si trovino e chiunque riguardino. Ed è proprio a partire da qua, da questo sentire, dall'impegno conseguente, autentico, coerente, che può crescere e radicarsi un cammino comune di unità sindacali tra le grandi organizzazioni confederali, unite in un percorso dal basso che parte dagli ultimi per affermare concretamente la centralità della persona, della vita, del disagio sociale, dell'allargamento del perimetro democratico fondato sull'inclusione e la cittadinanza. Dobbiamo ascoltare il disagio, offrirle un ancoraggio concreto di speranza, come fece la CIS dei primi anni 50, che restituisca ai giovani la voglia di scommettere sul futuro, non rinunciando al presente, e ai meno giovani un aiuto per la propria condizione, che spesso significa solitudine ed indigenza. In una parola, abbiamo bisogno di una nuova grande stagione di risindacalizzazione. Ecco il senso profondo e il valore strategico della nostra assemblea organizzativa. Lo faremo, come ho già affermato, destinando importanti risorse condivise per aprire sedi, offrire relazioni di ascolto, consulenza, servizi inclusivi della cittadinanza nelle tante periferie geografiche, come nelle tante periferie del lavoro, al nord e soprattutto al sud. Lo faremo investendo energie, professionalità, risorse nella formazione di una nuova generazione di sindacalisti per la tutela del lavoro nelle tante periferie della discontinuità, della precarietà, dei senza contratto, dello sfruttamento economico e dell'insicurezza. Ecco la sicurezza che vogliamo, la sicurezza del lavoro e quella di non morire di lavoro. Conosciamo già le critiche le conosciamo e siano anche un po' scontate. Il sindacato ne fa una questione di ruolo, di consenso, di potere. Al contrario, è proprio ciò che manca in questa visione della rappresentanza e della persona. Per la CISL è una fondamentale, vitale questione di giustizia, di cittadinanza, di democrazia, lontana anni luce dal culto contemporaneo del leader e dall'insofferenza verso la divisione dei poteri e la mediazione sociale. Ecco il senso della nostra risindacalizzazione. Il lavoro che attraverso le sue rappresentanze e con un grande patto sociale si fa esso stesso governo per creare coesione sociale e cittadinanza, partendo dalla responsabilità verso gli ultimi. A questo senso appartiene la nostra conferenza organizzativa. È un senso etico perché esprime i nostri valori, è un senso politico perché chiama in causa la nostra strategia, è un senso organizzativo perché modella la nostra azione.
Vogliamo farlo perché abbiamo scelto nella vita di servire i valori della persona, del lavoro, della giustizia, della democrazia e della solidarietà. E in questo tempo difficile ci sentiamo chiamati a questa responsabile, importante impegno, ma sappiamo di poter contare su uomini e donne straordinari, i nostri dirigenti, gli operatori, i quadri, i militanti che ogni giorno testimoniano la nostra missione. Loro non la discutono su pagine di giornali, sui social, sui tweet. Loro la vivono. Facciamolo, facciamolo assieme. Ne vale la pena. E per concludere, grazie, grazie di cuore. In questi ultimi mesi, insieme agli amici della CGIL e della UIL, siamo stati tutti chiamati ad un ruolo importante di protagonista per gli uomini e le donne del lavoro, a grandi sforzi organizzativi, grandi manifestazioni nazionali, di categoria, confederali e in più, per noi, anche un iter non senza senso, anzi al contrario, vissuto con grande partecipazione di un'assemblea organizzativa che in questi giorni vede la sua conclusione, ma ha appassionato il dibattito in tutta l'organizzazione tra gli uomini e le donne del popolo della CIS. E un grazie, non solo a nome mio, ma a nome di tutti voi, a Giorgio Graziani, il nostro segretario organizzativo. Ha avuto lo stesso destino di Giovanna Ventura. Appena eletto segretario organizzativo, come Giovanna, ha affrontato grandi mobilitazioni dell'organizzazione, grandi manifestazioni, l'assemblea organizzativa, e insieme a lui avremo ancora tanto, tanto da fare, perché noi non ci fermiamo. Non molliamo finché non abbiamo cambiato il mondo. Grazie e buona assemblea.